Buongiorno ragazzi, sono le 7:30 del mattino, guardate che cielo. C'è un po' di temporale, secondo me viene a piovere oggi. Comunque fa caldo, 19 gradi. E di qua è bruttissimo. Ok, era finita la batteria. Guardate che mezzo che c'è qui, bellissimo, con la doccia sopra. Dovrebbero essere due ragazze, perché le ho incrociate che andavano a Morrocable. Andiamo a vedere l'alba stamattina al mare, dai. Dove là, guardate che bello. Oggi il cielo è bellissimo, il sole non viene più su, l'oceano dalle nuvolette, e il mare è veramente, ci sono le ondine piccole così, ma l'acqua è calda, c'è un signore che sta facendo il bagno là, però mi sembra un po' troppo presto, vediamo oggi. Ciao, te la godi. Sì, dai. Sì, per l'occasione. Siamo qua. Sì, per ma l'occasione. Sta nuvola. Ma è venuta adesso perché stamattina c'era sole. Cioè. Ah, sì. Ho fatto le foto, le ho mandate ai miei amici che sono lì al freddo. Ma fammi capire, le fai tu queste, vero? Perché sì. Io ho visto un video che con Dread faceva. Dread? Sì, il piccolo. Che facevate le conchiglie. Trovate qua. Sì, anche la pirografia la faccio, la scrivo io su. Se volete il nome ve lo scrivo. Ah. Mi sono portato dietro. Ha fatto bene. Sì. Mm. Quella è la bella frase. La vita è troppo bella. Ah, grazie. Oh, ma che fa freschino, yeah. Sì, è. Oh, ma tanto sì. Penso che sia. Però vento va da là, allora sta spostando tutte le nuvole per qua. Non so se sì. Esce o non esce oggi. Ce la facciamo? No. Ah sì, dai, grazie. Approfittiamo adesso che sono fresche. Che no, perché sono ancora fresche, forse due te l'abbiamo portate. Ce l'hanno stampata. Sì, guarda. Vale. Abbiamo la forchetta. Io ho la forchetta. Siamo rustici. Cucchiaio, forchetta, va bene, uguale. Oh, ma fa freddo. No, io non so. O me la farà bacchetto, Domenico. Farà Domenico. Ah, grazie. Io purtroppo non ho neanche il tavolino. No, figura, io la scendo molto padre. È noleggi quella? Tanto. Sì. Ma guarda, povere macchine, quando vanno lì a Morrocable così. Ma vanno 60-70 all'ora su quelle strade lì. Infatti io ho visto il jeep da parte. Troppo forte, cioè quelle distrutte. Ex noleggio, molte avventure, si venite da te. Quella volta che sei arrivato tu, no, qui nelle isole. Grazie. E dal 17, 18 novembre. Cin
Sì. A questa conoscenza. Sì. Via. Salute. 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 Salute, salute, grazie. Salute. Ciao a tutti, sì. Questo stavo pensando. Aspetta, vado. Facciamo un tappetto qua. A della rete. Vediamo tutto. Ah, metti qua. Perfetto. Questo è tenuto molto ben pulito. Sì, no, questo sì. In alcuni punti fa un po' pena, però in altri. No, ma di solito col vento così magari se ne va. No, spegne. Hanno regalato le birre. Non lo so, so che. Ma a parte che mi sembra che si sia riunita. No, cioè l'estate la... parte da Huelva, non so fino a che periodo. Poi la tolgono, poi non lo so. Cioè da Huelva che di qua e Cadice di qua. Siccome in mezzo c'è la Doniana, tu o fai Sevilla a Huelva, o da Sevilla vai a Cadice. Cioè o vai di qua o vai di là. Vai di là. Perché in mezzo c'è la Doniana, alla fine è lo stesso. Sì, 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 sì. Boh, dicono che. 80 euro, 80 chilometri sono. 70 sono fino a Jerez. 100 km. Sì, io non ho calcolato il viaggio, cioè io ho fatto 15 giorni, sapevo che ci dovevo mettere 15 giorni ad arrivare lì alla nave, ce l'avevo il 16 e allora ho fatto pian pianino. Poi mi sono goduto un po' le spiagge lì vicino a Cadice. È bello, bellissima, la Barrosa, noi andiamo d'estate da Barrosa, Cadice, Conni della Frontera. Ma siete con la... sì, Conni della Frontera è bella. Siete stati... Ma siete qua con la macchina? Però la Civitavecchia, prendiamo la nave, facciamo... Sì, 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 sì. Poi andiamo lì. Ah, ma si sta bene, devo dire, non sono anni che veniamo qua, sono più di 15 anni. Dovete fermarvi qua. Va bene, grazie. Prego, figurati, ciao, ciao. E poi arrivano persone che ti chiedono quanto hai speso, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, dove sei sbarcato, dove sei arrivato. E niente, è bello stare in giro così, ragazzi. È un'ottima esperienza, veramente. Sono proprio stato contento di averla fatta. E niente. Adesso vado a trovare quelli che sono venuti a trovarmi e che hanno portato le birrette e andiamo giù a trovarli. Si è abbassata la marea, ragazzi. Di brutto anche. Guardate, c'è la spiaggia fino là in fondo. Bellissimo. C'è la cucina. Ciao piccoli. Ciao bella. Ciao ragazzi. Ciao ciao. E se ne sono andati anche loro. Avete visto un piccolo tour del loro camper. Anche loro vivono qua a Gran Canaria, cioè qua a Gran Canaria vivono. Ok, avete visto il tour, un piccolo tour del loro van, e loro abitano a Gran Canaria, lavorano a Gran Canaria e si fanno i weekend così in giro per le isole. Bella lì.
C'è un bel tramonto che non ho visto perché stavo guardando un film e niente, è comunque dietro le montagne, però dai, ci sta. Adesso è sera. Beh, non è che sera, proprio sono le 7, sono quasi le 19. Niente, abbiamo un van di compagnia e delle ragazze su un Westfalia, qualcosa del genere, di vecchio comunque. E niente, c'è gente che ha appena fatto il bagno, cioè per me, non lo so, sono pazzi. Comunque parecchia gente sta facendo il bagno e fa il bagno in questo periodo così. Oggi non si è potuto fare il bagno perché c'è andato via il sole e faceva freddo, cioè c'era proprio il vento freddo. Infatti anche i ragazzi che sono venuti a salutarmi non l'hanno fatto e speravano che ci fosse sole, si sono spostati in una spiaggia più avanti. Comunque tanta roba, dai. Domani ci spostiamo, domani andiamo a vedere, dovremmo andare a vedere il museo del formaggio, il famoso museo del queso. Ok, per stasera è tutto, ciao.